Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti delle cose complicate, di quello che è molto complicato. Cosa c'entra questo? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Ebbene sì, oggi parliamo delle cose complicate. Vi dico sempre di sognare in grande, di cercare i vostri risultati che siano molto lontani, molto grandi e di frammentarli in piccole parti per poterli raggiungere. Quindi, cosa devi fare? Devi fare le cose complicate per poter raggiungere dei veri, grandi risultati? Non so, se vuoi aprire la tua attività online e guadagnare, beh, se guardi le persone che lo fanno, fanno tante cose difficili, quindi devo imparare le cose difficili per riuscire ad ottenere veramente la vita dei miei sogni. Perché se ci accedono solo poche persone a quella determinata vita, vuol dire che le cose da fare sono veramente, veramente complicate. No, non è così. Non sono cose più complicate da fare. È che dobbiamo fare qualcosa che non è di nostra abitudine. Se ti dicessi che per ottenere veramente la vita che sogni devi leggere tutti i giorni, perché leggere è molto importante, apre la tua mente. Questo è solo un esempio. Quante persone possono dire di leggere tutti i giorni? Io leggo tutti i giorni. Spero di sì, perché questo qui è un grosso aiuto. Non è difficile leggere, tutti sappiamo leggere, però nessuno, la maggior parte delle persone non lo fa. Perché, boh, forse è noioso, forse comunque è difficile all'inizio, come quando vai in palestra, la prima volta che fai un esercizio, ti fa male tutto e non ce la fai. Però se continui ad andare in palestra tutti i giorni e ripeti quell'esercizio tutti i giorni, piano piano sarà facile. Quindi, per raggiungere grandi risultati, non devi fare cose complicate. Devi fare cose semplici, ma costantemente. È qui il difficile. Per abitudine non siamo costanti. O abbiamo delle abitudini imposte, come mi devo svegliare tutta la mattina a quest'ora perché devo arrivare in ufficio. Questo è imposto, non perché hai deciso te di farlo. Io tutte le mattine alle 7:30 mi sveglio e comincio a fare le mie azioni giornaliere. Leggo, scrivo, faccio esercizi. Tutti sappiamo che fare esercizi e mangiare bene è una cosa che ci fa vivere meglio, ma tutti lo facciamo? No. Quindi impara a avere delle abitudini buone, ma semplici, e impara ad essere costante, così raggiungerai i risultati e raggiungerai la vita che sogni. Beh, come sempre spero che questo video ti piaccia e che ti sia utile. Se ti piace metti un bel mi piace e condividili con i tuoi amici. E se ancora non l'hai fatto, visita il mio sito saracalloni.com che ci sono tanti articoli per te. Beh, quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!